Allora, salve a tutti ragazzi, benvenuti diciamo in questo mio nuovo tutorial, se si può dire. Io sono DJ Russo e oggi vi andrò a spiegare un fix, chiamo così, per il Nexus 2. Allora, in pratica vi spiego subito che cos'è questo problema. Allora, oggi avendo due computer mi è capitato che aprendo il Nexus non potevo andare a selezionare più diciamo quella parte, adesso vi farò vedere, dove carichiamo i nostri VST, le nostre librerie, insomma, i nostri strumenti, ecco, se vogliamo mettere così questa parte qui. Quindi doppio clic non faceva nulla, cioè non mi caricava il preset. Però se utilizzavo il tasto freccetta su, freccetta giù e freccetta lato, me lo caricava. Allora, cosa ho pensato? Ho detto, fammi andare un attimo su internet a vedere se c'è qualche soluzione. Leggendo i vari forum, naturalmente in inglese, dicevano che doveva fare un installare, disinstallare, insomma, cose che già ho fatto ma non sono servite a nulla. Allora, che cosa ho pensato? Ho pensato che siccome i programmi sono librerie DLL con crack, ecco, diciamo così, con crack che vengono caricate sul nostro registro di sistema, ho pensato, perché non andare a modificare i parametri del registro di sistema? Detto fatto, allora, cosa si fa? Se voi avete un problema che praticamente non riuscite a cliccare e a caricare nessun suono da qui, praticamente dovete seguire le mie istruzioni. Allora, cosa si fa? Su Windows 10 praticamente si va su Cortana o sulla barra di ricerca, su Windows 7 si va sullo start e si scrive regedit, mentre per gli altri sistemi operativi, se non erro, solo Windows, però si può fare questa cosa. Su Windows Vista la stessa cosa di 7, su Windows XP basta andare sulla barra di ricerca, cerca sullo start. Allora, cosa si fa? Allora, si scrive regedit, eccolo qui, si clicca. Adesso vi si aprirà una schermata di questo tipo. Allora, cosa si fa? Si va su Modifica, Trova e si scrive Nexus e si preme Invio. Adesso farà una ricerca di tutti i registri, tutti i valori corrispondenti a questa nostra ricerca. Allora, praticamente i valori che voi avrete sicuramente saranno diversi da quelli che ho io, perché naturalmente io li ho modificati per sistemare questo problema. Voi non dovete fare nient'altro che copiare. Stando attenti che praticamente ci troviamo nella cartella Fruit Wrapper Plugins REFX e poi REFX Nexus. Dovete copiare questi valori come li ho impostati io. Non è finita qui. Dopodiché si riprime F3 per andare di nuovo in un'altra sottocartella. Quindi in questo caso noi stiamo su VST, sempre sulla stessa plugins, vedete però sotto. Sulla parte dove dice Nexus, solo Nexus, e copiate questi valori. Se non erro, dobbiamo farlo per 3 volte, quindi clicchiamo di nuovo F3 fino a trovarci di nuovo su RFX Nexus e copierete questi valori. Una volta fatto questo lavoro, insomma, basta riavviare il computer, attendere che il computer si riavvii, praticamente aprire il nostro FLstudio e aprire il nostro Nexus e vedere che il nostro plugin continuerà a funzionare tranquillamente. Per chi non avesse visto i valori, diciamo come, perché sono andato troppo veloce, basta fermare il video, insomma, e copiare i valori. Spero di essere stato d'aiuto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti! Wanna see you.